Buongiorno Annalisa. Buongiorno Enzo, condivido pienamente il tuo punto di vista sugli ingegneri italiani, nel senso che sono dei ponti assolutamente creativi e inventati, perché non esistono. Ma non questi ponti. Una cosa pazzesca, noi veramente riusciamo a fare altro che i giapponesi, sì, noi siamo per i ponti festivi, vacanzieri, ah lì siamo veramente straordinari, non ci facciamo perdere nulla. E naturalmente pensiamo un po' a questi figlioli qua, e soprattutto sai che questo nostro appuntamento molto seguito dai genitori, che soprattutto quelli che hanno i bambini un po' più piccoli, no? Che seguono con attenzione le tue parole, quindi tu sai, hai una grossa responsabilità, Annalisa, ricordati sempre questo. Mi fa molto piacere, ovviamente, sono onorata insomma di questa cosa. E infatti, insomma, adesso sai, insomma, alcuni saranno in casa, non vogliono fare i compiti, saranno, ah, non mi va di fare i compiti, adesso sto in vacanza. Cosa possiamo fare per convincere questi figlioli a essere un po' più, di dedicare un po' di spazio anche allo studio, eh? Diciamo che prima di in qualche modo fare da salvagente a questi genitori, mi piacerebbe però spezzare una lancia a favore di questi bambini che quest'anno, un po' per gli aspetti politici, un po' per questi ponti insomma, diciamo assolutamente inventati, devo dire che non sono stati molto allenati ad andare a scuola, a fare è questo conti. Infatti è vero, hai ragione, questo purtroppo, è proprio che implica purtroppo, sì, perché purtroppo insomma il cervello è un muscolo come il bicipite, come il tricipite, che va allenato, va no? Allenato. Esatto. Esatto, per cui insomma non andare a scuola purtroppo non per motivi di salute vuol dire non garantire al bambino la in qualche modo costanza nell'allenamento di questo muscolo che è fondamentale per la sua crescita sia cognitiva che emotiva. E ovviamente insomma poi quando i bambini rimangono a casa la prima cosa che vogliono fare ovviamente è ritagliare del tempo per sé, e quale momento migliore per giocare. Purtroppo però le insegnanti ovviamente devono andare avanti con i programmi e quindi affidano e delegano ai genitori così montagne e montagne di compiti da svolgere. Allora io dico sempre ai genitori di non avvilirsi e di sicuramente organizzare lo studio in questo modo, cioè diciamo che noi parliamo ovviamente di una fascia di età della prima, sì, certo, diciamo così, sì, diciamo dalla prima elementare alla quinta, sì, più piccoli, con gli adolescenti il discorso è un po' differente, sì, infatti. Però insomma con i bambini delle classi elementari io consiglio sempre di svolgere i compiti la mattina, possibilmente presto, tanto i ritmi sonnoveglia dei bambini non si modificano, quindi il bambino che è abituato per tanti mesi a svegliarsi sempre alla stessa ora per andare a scuola, anche durante il ponte si sveglierà sempre alla stessa ora. Per cui tanto vale cercare di sfruttare al meglio la giornata, di far studiare i bambini entro le 10:30-11, suddividendo il lavoro possibilmente con delle pause, quindi 40 minuti facciamo la scheda di italiano piuttosto che quella di matematica, un quarto d'ora ci alziamo, facciamo una pausa, una merendina, vai a giocare un attimo e poi ricominciamo. Non prolungate il tempo dei compiti, diciamo così, complessivamente superiore alle 2 ore, perché il bambino ovviamente è a casa, quindi in un contesto in cui non è facile stare seduto, concentrarsi e in qualche modo rinunciare alla loro passione maggiore che è il gioco. Per cui concentriamo i compiti la mattina, se è possibile, io dico sempre alle mamme, sfruttate la rete all'interno del gruppo classe, per cui unire più bambini insieme, perché ovviamente è come un pochino ricreare diciamo così il clima scolastico, quindi certo, il bambino in qualche modo si sente meno frustrato ed è un pochino più invogliato a svolgere compiti. Poi dopo le 11 però il bambino deve sentirsi libero di giocare, di riposarsi, e il pomeriggio sfruttatelo per stare insieme o per dedicare del tempo di qualità ad altre attività che sono sempre cognitivamente stimolanti. Quindi insomma si può portare il bambino al bioparco, ecco, oggi una giornata, io avevo pensato a più opzioni Enzo, diciamo che l'opzione sole la togliamo oggi. E oggi purtroppo sì, purtroppo sì, oggi non è proprio la giornata ideale, vabbè comunque. No, però diciamo che la città di Roma fortunatamente insomma offre tantissime possibilità a questi bambini, per cui c'è quel bellissimo museo dei bambini a via Flaminia che è Explora,
dove vengono organizzate appunto delle attività didattiche da una piccola città in miniatura, ed è sicuramente un'attività che può essere fatta sia da un bambino delle scuole elementari che poi dal fratellino che frequenta la scuola materna. Quindi diciamo che con una situazione sistemiamo tutti e due i figli. Poi dico sempre alle mamme, soprattutto insomma dei miei bambini iperattivi e ipercinetici, di non scoraggiarsi, per cui questi sono bambini che hanno bisogno di muoversi. Allora, finché non piove, io direi che insomma accedere alle ville più vicine a casa è sempre fattibile. Il bambino si muove, il bambino si scarica, gioca con la palla e torna a casa molto più serena e molto più predisposto a, diciamo così, concludere il pomeriggio anche con attività un pochino più noiose per lui. Quindi un puzzle, un gioco da tavola, origami, ritagli e perché no, insomma, un'ora al giorno, anche un sano DVD è consentito. Sì, ecco, adesso ci stiamo un po' rivolgendo, diciamo, alle mamme, no? Ma pensiamo anche però agli insegnanti, perché non credi, Annalisa, che forse esagerano nel caricare troppi compiti durante le vacanze? Perché pure questa è una lamentela che ci fanno i genitori, no? Dico, ma perché devono caricare così tanti compiti? E poi loro si stressano, perché dicono, ma come tutti questi compiti? Alla fine forse rendono meno, no? In questo senso. Ma diciamo che molto spesso, Enzo, c'è uno scarico reciproco di responsabilità tra la famiglia e la scuola e la famiglia. Il dato di realtà, purtroppo, ripeto, che quest'anno in particolare, fra l'altro, molti istituti hanno anche rischiato di dover annullare l'anno scolastico fra elezioni, le elezioni del sindaco che avverranno, questi ponti, molte scuole termineranno addirittura il 12-18 giugno. Quindi, insomma, è stata una situazione veramente molto delicata. I programmi devono essere svolti, quindi purtroppo anche gli insegnanti devono rispondere ad un dirigente, devono rispondere a dei programmi ministeriali, quindi sono tenuti a proporre, diciamo così, i compiti a questi bambini. Certo è che un genitore non deve assolutamente sostituirsi ad un insegnante, per cui attribuire una mole di compiti eccessiva a casa sicuramente non facilita il rapporto genitori-figli, certo, ma anzi amplifica appunto i conflitti. Per cui è molto meglio eventualmente suddividere l'onere dei compiti in più giornate, certo. piuttosto in qualche modo che accumularle durante questi ponti. Quindi ci sono, la maggior parte delle scuole danno i compiti ai bambini solamente il venerdì. In questi casi un po' particolari forse è meglio spalmarli durante la settimana piuttosto che appesantire, certo, durante i ponti, anche perché i genitori non hanno le competenze, non hanno gli strumenti. È quello il problema, certo. Certo, insomma, per in qualche modo allinearsi alla didattica, per cui come dici tu si ottiene esattamente l'effetto contrario, per non parlare poi degli adolescenti, lì poi è un mondo a parte lì proprio completamente. Assolutamente. Infatti ci hai dato veramente suggerimenti importantissimi, soprattutto il fatto che appunto ci si deve organizzare per i compiti la mattina in modo da stabilire una continuità, no? Visto che i bambini sono abituati a alzarsi presto la mattina per andare a scuola, quindi anche nel periodo vacanziero, ecco, di rimanere su quell'orario lì in modo tale che poi possano svolgere tutte le loro attività ludiche, no? Di divertimento nel pomeriggio e così via. E questo ci sembra perché anche questo sembra banale, ma invece è importantissimo l'orario che si decide per i compiti, no? Perché assolutamente rispettare le routine, sì, è proprio la cosa che volevo insomma sottolinearti a breve, nel senso che un'altra cosa che consiglio è sicuramente di non modificare la messa a letto, quindi l'ora dell'addormentamento. Ecco, questo è un altro problema, infatti, del risveglio. Perché è quello che ti volevo chiedere per concludere, perché l'ora dell'addormentamento è importante, nel senso, il periodo vacanziero, lo sai meglio di me che i bambini non hanno voglia di andare a dormire troppo presto come sono abituati, per poi svegliarsi presto la mattina e andare a scuola, e quindi lì diventa difficile però cercare di instradarli in un orario che non sia, a noi nella mia generazione era più semplice.
esempio, c'è la famosa frase a letto dopo Carosello, adesso Carosello non c'è più, quindi anzi Carosello continua fino a mezzanotte l'una praticamente, e allora è un problema. Sì, perché diciamo io consiglio sempre di non interrompere le routine, perché ovviamente il bambino a cui tu interrompi una routine si destabilizza, si disorganizza, si disorienta e quindi comincia a contrattare e si innescano dei conflitti eterni. Invece no, sulle routine bisogna essere sempre molto rigidi, molto costanti e molto coerenti. Quindi routine, parliamo di compiti e ce lo siamo detto poc'anzi. L'ora dell'addormentamento, l'ora della messa a letto non devono scusatemi, l'ora del risveglio e della messa a letto non devono assolutamente essere modificati. Certo. Al massimo lasciate dormire il bambino quei 20-30 minuti in più. In più, certo. Questo non succede nulla. Però l'ora dell'addormentamento deve essere sempre la stessa, perché appunto il corpo e il cervello poi regolano i ritmi sonno-veglia. Si chiama igiene del sonno proprio per questo, no? Perché è proprio un'esposizione comportamentale. Io vado sempre a letto alla stessa ora per un tot di mesi, il cervello poi si adegua, si adatta, si abitua. Se io modifico questo mio comportamento, anche il cervello di conseguenza sì, si modifica. Sono i classici bioritmi, insomma, per capirci. Esattamente, esattamente. Bene. E poi fate sempre stancare il bambino, mi raccomando. però ecco, magari utilizziamo invece Enzo questi ponti per insomma, visto che le palestre sono chiuse e i circoli ricreativi sono chiusi, per magari diciamo così ritagliare insomma al bambino dei momenti di socialità. Questo lo consiglio perché insomma un buon modo di utilizzare il tempo. È vero, è vero. Bene, sono stati consigli come sempre preziosi quelli che ci hai dato e che sicuramente i nostri ascoltatori hanno preso nota, soprattutto i genitori ovviamente. Grazie Annalisa e buon fine settimana. Grazie Enzo, buon fine settimana anche a voi e a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Roma Capitale. Ringraziamo la dottoressa Annalisa Reale, psicologa e psicoterapeuta che è stata con noi in diretta qui su Radio Roma Capitale.